Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo episodio di GTA 5. Non so perché ora mi segna proprio la casa di Franklin. Proprio così, casualmente. Cioè dovrebbe segnare sia la casa di Franklin ogni volta, sia la casa di... Michael. Ma non segna mai la casa di Trevor. Vabbè, che è tipo un... come si chiama? Una roulotte nel deserto, però. No, non andiamo di modelli. Porca vacca. Ok. Swag, swag. Ma è chiuso? Come faccio a entrare? Oh, è chiuso, è chiuso. Che, devo aspettare una certa ora. Che? Che? Sempre così? Sempre così incasinato, eh? Perché non è così semplice che entri qua così? Che è sta roba? Ah, ok, era la missione. Lasciamo stare. Hai detto il tempo passa. What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No, what are you talking about? Excuse me. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Just go and get it. The house is on Hampstead off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Gotcha, don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So, Mr. Kenneth, where are we at? Financing? The financing, it seems like a shitty deal. No, io voglio fregare quello. Ha interrotto l'affare di Simon. Bello, ok. Ma era un'auto gialla prima. Ma io non lo so, guarda. Cose strane di GTA. Quando si sblocca nei negozi di vestiti, cavolo. Voglio dei bei vestiti, tipo giacche di pelle. Però questo gli sta benissimo a Franklin, secondo me. Credo che gli lascerò questo come vestito. Al massimo gli cambio le scarpe che fanno schifo. Però gli stanno bene anche gli occhiali da sole e il cappello al contrario. Gli sta bene. Però anche io, eh. Fuck the police. Dov'è? Sì, ma dov'è? Che cavolo è? Hey, did you change your mind? When I discovered that you betrayed me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Ma non l'ho rubata io, è stato Lamar. Piove a dirotto. Però è fighissimo l'effetto della pioggia sulla per terra. Si dice così. Fanculo. È troppo figo farlo in prima persona, non ci capisci praticamente un cazzo. E fine l'auto. Vaffanculo. Ho perso l'auto. Questa è casa di Michael, mi sa. Vabbè, mi hanno fregato un'auto. E qua c'è solo la casa.
Ma è casa di Michael? Sì, è casa di Michael. Ok. Quindi è così che conosciamo Michael. Cioè l'avevamo già conosciuto una volta quando ci ha detto dove trovare le auto da rubare. Cos'è chiuso? Mi sa che c'è un'altra entrata. Forse devo entrare dentro la casa per forza. Forse sì. Ah, ok, devo trovare un'auto per forza, quindi. Ma poi come posso portarla dentro? Insomma, non posso entrare dentro casa. Hanno cambiato la casa! Non aveva la porta così su PS3. Malvagi. Oh, ecco, questa auto mi sa che diceva. Che schifo di auto, fra l'altro. Tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas. Ma non è possibile che io urlano così, nessuno mi dice, ehi, chi sei? Oh mio Dio, guarda la faccia di Franklin quanto è preoccupato. Ok, facciamo i bravi, dai. Potrei anche far casino qua. Ho silenziatore sulla pistola, no? Tipo, uccido i cosi di... Un grazie maestro. È Michael. Posso ucciderlo adesso. Questo si sta divertendo. Ok, devo passare per di qua. Ok, Amanda. Now just follow through. Ah, you've got great hips. You know that? Follow through. Yeah, I could get used to this. Excellent. Yes. Now slide your hips slow and sit into it right here. Ok. Via. Fugotto, fugotto. Sì, mi si aprono tutti i gadget e robe, molto realistico. Via. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Sì, tranquillo, te la sto portando veramente. Ma è Lamar che si è fregato l'auto l'altra volta. Oh cavacca. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit. Take me where you were going. You're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude.
I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Ok, abbiamo conosciuto Michael. Non posso scendere dall'auto. Sarebbe stato figo, tipo scendo, mi butto via dall'auto, gli sparo e poi gli riporto l'auto. Però veramente non me lo aspettavo, ho preso paura perché a un certo punto si è avvicinata la visuale e non capivo. Poi ho visto che avevo una pistola puntata alla tempia. Comunque sì, questa è l'auto da quella che avevamo vista all'inizio, che ha preso il figlio di Michael, da Simon, dal rivenditore pelato tizio amico bianco, ecco. Hey man, it's Jess up here. Okay, stop the car. Pull up. Ho capito come dovrei accostare. È qui, te la porto, Simon. Non c'è. Io non ho capito come dovrei accostare. Cioè accostare significa andare un attimo sul marciapiede, credo. Certo che ho ignorato, non sapevo cosa fare. Idiota. Ho ignorato le istruzioni di Mike. Mamma mia, la stanchezza mi sta prendendo. Tutti questi episodi che state vedendo li sto registrando tutti in un giorno. Sono libero, me li preregistro tutti. Almeno tutti quelli. No! Vabbè dai. Ops. Voglio vedere cosa succederebbe in prima persona. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Come Michael è là sotto. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Infatti, cosa sarebbe successo se avessi lasciato l'auto e poi sparato alla coperta? Non lo sapremo mai. Anche tu però Franky, stai più attento, guarda bene l'auto prima di prenderla. A car dealer, dawg, by the name of Simeon. My finger's on the trigger, dipshit. By the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. What are you, a fucking idiot? Don't worry. Me and Mr. Yateri, we'll work this out. Hey man,
It's Jess up here. Okay. Stop the car.